14:31, riprendiamo la linea in diretta dal telegiornale. A Leporano due locali notturni sono stati chiusi a seguito del controllo dei carabinieri. I controlli sono stati effettuati all'interno della discoteca Oblò e all'interno del locale denominato Masseria Galeota. I militari dell'arma e gli ispettori dell'ARPA, servendosi di speciali attrezzature per i rilievi fonometrici, hanno accertato che all'interno di entrambi i locali pubblici veniva emessa musica ad alto volume in violazione della normativa vigente e oltre l'orario permesso dall'amministrazione comunale. Il consorzio ASI, presieduto da Emanuele Papalia, ha messo a disposizione del polo tecnologico scientifico la propria sede, soprattutto per incentivare la ricerca e l'innovazione. L'obiettivo è quello di dare risposte alla collettività in merito ai principali problemi suscitati dal rapporto industria e ambiente. Sentiamo. Il Consorzio ASI di Taranto ha messo a disposizione del Polo Scientifico e Tecnologico la propria sede, questo per consentire la piena funzionalità del Polo e ovviamente per scommettere sulla città, sulle imprese, sulla competitività, l'innovazione, il tutto nella sfida ecocompatibile. Presidente. Allora, innanzitutto bisogna dare un riconoscimento all'università. L'università, che crede molto nel Polo Tecnologico, ha presentato un progetto che riguarda solo Taranto, per avere la possibilità di accedere ad un bando di 20 milioni di euro che dovrebbero servire a prendere delle attrezzature per fare le ricerche per quello che è attinente al polo tecnologico. Perché vogliamo puntare al polo tecnologico? In un mondo globale dove, diciamo, molte volte c'è anche una competizione sleale da parte di alcuni stati tipo la Cina, noi abbiamo bisogno di andare su quello che sono una realtà della ricerca e dell'innovazione se vogliamo essere competitivi. Quindi il polo tecnologico può rappresentare per la nostra comunità l'opportunità di darci quel salto di qualità per essere competitivi sul mercato e dare la possibilità alle imprese e quindi ai nostri ragazzi, che molte volte vanno via, di avere l'opportunità di rimanere in questa città e di sfruttare, se mi consente anche il termine brutto, il loro capitale. Quando diventerà operativo questo progetto? Beh, a novembre deve uscire questa graduatoria per l'università, dove noi pensiamo, e qui mi auguro che gli enti locali possano fare le pressioni giuste sul Ministero affinché questo progetto dell'Università di Bari possa essere, diciamo, tenuto in debito conto. E quindi a novembre, avendo quella disponibilità di quelle attrezzature che saranno o nella sede delle stesse Università di Taranto o nella sede dell'ARPA Altesta o nella sede di uno dei capannoni del Consorzio ASI, questo può essere il principio, perché poi la Regione ha già dato la disponibilità di uno primo stralcio di quella costruzione che del polo tecnologico di una decina di milioni di euro per fare il primo modulo. Un confronto di caratura internazionale sulla tutela del consumatore nella risoluzione di controversie mediante procedure alternative a quelle giudiziarie è stato organizzato dalla CISL e dalla Diconsum, che hanno programmato per quest'oggi un convegno territoriale sul tema la tutela del consumatore, confronto europeo sulla ADR, Alternative Dispute Resolution. A livello legislativo con l'ADR come siamo messi? Siamo messi male, perché l'ADR purtroppo prevede un terzo che decide, e quando c'è un terzo che decide le posizioni non si avvicinano, soprattutto quando si tratta di crediti e di contenziosi di piccola rilevanza economica, che sono la gran maggioranza. Invece la conciliazione paritetica permette, a costi bassissimi, anzi nulli, di poter trovare una soluzione che soddisfa sia il consumatore sia l'azienda in questione. Dunque chiedete una modifica? Sì, chiediamo una modifica e diciamo che venga recepito quello che abbiamo fatto ormai da decenni e che ha trovato successo sia tra le imprese sia tra i consumatori. Quindi non c'è bisogno di avere avvocati a seguito, che costano, non c'è bisogno di avere un terzo, che costa il mediatore. Certo, quando si tratta di contenziosi di svariate migliaia di euro, allora lì
è possibile ed è auspicabile anche che in qualche modo si arrivi anche a un terzo che decide prima di arrivare in tribunale. Sempre più necessario tutelare il consumatore, perché sono sempre più i casi in cui il consumatore purtroppo viene tra virgolette truffato. No, ha detto bene, oltre ai fatti normali, quelli dove ci può essere l'errore, dove ci può essere lo sbaglio, dove ci può essere il fraintendimento, nel nostro comune da pochi giorni che stanno girando gente che prende gli anziani o la gente più sprovveduta in buona fede, facendoli credere di firmare degli accordi per risparmiare per esempio sull'energia elettrica, poi si trovano con contratti diversi addirittura con gestori telefonici. Truffatori purtroppo ce ne sono. E noi ci raccomandiamo, io raccomando alla gente, specie chi è solo in casa, di non firmare nulla se non ha capito cosa sta firmando, perché si può trovare con grosse rogne e per togliersi poi questi contratti capestro e fasulli davanti bisogna impiegare tanto tempo. La situazione del diportismo nautico nel territorio ionico, questo è il tema affrontato oggi a Taranto dall'associazione Formare Puglia. L'associazione Formare Puglia presenta a Taranto il primo report sulla nautica per la Puglia e per lo stesso territorio ionico, analizzando la situazione di questa realtà in particolare attraverso il numero delle imbarcazioni presenti in zona ed il numero delle imprese che operano nel settore, mettendo così in evidenza fattori di criticità ma allo stesso tempo anche diversi fattori di sviluppo. Formare Puglia si rivolge al settore professionale marittimo e al settore della filiera nautica e pone l'attenzione sulle alternative di sviluppo e di crescita del settore turistico nautico e professionale marittimo, finora poco valutato e considerato, lo dicono i fatti. Muove l'associazione dalla convinzione di creare nuove alternative di sviluppo economico attorno al settore della nautica, formando così figure professionali da spendere sul mercato del lavoro. Sicuramente il report che noi presentiamo questa mattina è molto importante, perché è un'analisi del settore della nautica che parte da livello nazionale per poi arrivare a livello locale. Quindi quello che subito si evince da questo studio è che a livello nazionale il settore della nautica è molto importante, è un settore che funziona bene, mentre a livello locale ancora non funziona molto bene per diversi motivi. Si vengono investite poche risorse e si crede poco in questa risorsa. I giovani di Tarantini, soprattutto secondo me e secondo questo studio anche, potrebbero avere una grande porta, un grande sbocco verso questo settore. L'importante sarà vedere in futuro se le amministrazioni locali saranno disposte a investire di più, anche i privati, a credere in questa scommessa, insomma. Un settore che a Taranto stenta, come dire, a decollare, perché si crede poco e soprattutto invece perché bisognerebbe investire in questo? Ma secondo me entrambe le cose, quindi da un lato abbiamo delle imprese che funzionano seppur in maniera risicata, diciamo così, e dall'altro perché comunque c'è una poca credibilità da parte sia della cittadinanza sia delle istituzioni nei confronti del settore nautico, che non comprende soltanto quello diportistico ma anche quello mercantile e commerciale. Quindi noi con il nostro report poniamo proprio all'attenzione delle istituzioni, dei giovani, la possibilità di altri sbocchi lavorativi nel settore nautico e turistico. Alle 14.40 chiudiamo questa edizione di cronaca del nostro telegiornale. La linea va alla regia curata da Luca De Vito e Cristian Palazzo. Rimanete con noi, tra qualche minuto la nostra pagina sportiva. In studio ci sarà Alessandra Abate Mattei. Buon pomeriggio.